Stavo seguendo la solita video lezione di matematica. Quando ho tutto preoccupato mi sono chiesto: Che video posso portare venerdì? mi sono messo a scorrere nelle note, dove ho tutte le idee per video futuri. Vlog in barca, vlog con amici, giri in bici. Ma siamo in zona rossa, tutto questo non si può fare. Ci risiamo, è lunedì e sono preoccupato di non riuscire a preparare un video per venerdì. Come uscire da questa situazione? Beh, questo non lo so, so solo che devo muovermi, e anche molto. Ed eccoci qui amici miei, oggi ho deciso di portarvi un video approfondito sul copyright. Vi spiego in parole semplici come funziona e come evitarlo. Iniziamo! Benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono Christian e oggi vi porto un video riguardo un argomento abbastanza tosto. Prima di iniziare ci tenevo a dirvi che ci sarà una variazione sul mio canale. Portare un video a settimana sembra molto facile da dire. Peccato che io sia da un tecnico, mi dispiace per quelli dicono che i tecnici sono facili, sono delle cavolate, mi dispiace, ma non è così. Siccome non voglio sentirmi obbligato a portare un video a settimana, preferisco portare un video ogni tanto, non un giorno specifico, ma quando più me la sento. Così facendo posso portare contenuti con qualità maggiore. Prima di pubblicare un video, ovviamente, vi avviserò sulle storie del mio Instagram, che vi invito a seguire, chiocciolacristian.bison con due N finali. Non perdiamo altro tempo e iniziamo con il video. Il copyright è detto anche diritto d'autore ed è rappresentato da questo simbolo, la lettera C racchiusa in un cerchio. Ma cos'è di preciso questo diritto di autore? È un diritto che assicura un compenso al lavoro di qualcun altro. Ad esempio, ho fatto il video delle vacanze e voglio metterci sotto il pezzo di Jason Derulo perché mi piace. Posso farlo? Allora, teoricamente no, perché è sempre una violazione del copyright. Dovresti prima chiedere all'autore della canzone il diritto di sincronizzazione, che è lo stesso diritto che ottengono le case di produzione per mettere una determinata canzone in un film o in uno spot pubblicitario. Ma allora, posso farlo o no? Sì, puoi farlo. YouTube, fino a qualche annetto fa, ti rimuoveva direttamente il video. Ora invece hanno visto che non è più molto conveniente, infatti ti lasciano il video, però quello che tu ci avresti guadagnato va direttamente all'autore della canzone, in questo caso a Jason Derulo. Ma come faccio a sapere se una canzone ha il copyright? Molto semplice, cercate la canzone su YouTube, che vorreste mettere nel video, e andate in fondo alla descrizione. Se vi compare questa scritta, che vi lascio qui a fianco, non potrete monetizzare con quel video. Per dirvi, la maggior parte dei miei video sono reclamati per violazione del copyright. Mi raccomando, non fate come me. Speravo di raccontarvi di più riguardo questo argomento, ma su internet c'è molto poco. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, così da non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Ciao!